Alla scoperta dell'editore, un piccolo viaggio dietro le quinte di una casa editrice per ragazzi per scoprire particolarità e anche per sfatare qualche mito, perché ci sono dei meccanismi o comunque delle cose a cui non si pensa o magari si ignorano, che possono chiarirci come funziona proprio il lavoro all'interno della casa editrice e come si producono i libri e dove vanno a finire le storie e le illustrazioni. Un viaggio in 9 capitoli che spero vi appassionerà.